Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi rispondo ad un altro tag che mi è arrivato. Quando l'altra volta ho fatto il video tag sui viaggi e vacanze, devo dire che poi su Facebook mi sono arrivati altri tag e tra tutti quelli che mi sono arrivati ne ho scelto uno, poi magari risponderò anche agli altri, però ne ho scelto uno perché non era diciamo tematico su un solo argomento, ma erano una serie di domande generali, quindi l'ho trovato molto stimolante, mi è piaciuto e ho deciso di rispondere a questo. Iniziamo subito con la prima domanda. Come vi dicevo, è generale, non ha un argomento, quindi ci sono domande un pochino di tutti i tipi. La prima domanda è: cosa c'è nel tuo guardaroba? Allora, nel mio guardaroba c'è veramente di tutto, nel senso che io nel guardaroba, oltre ai vestiti, che ovviamente sono di vario genere, quindi ci sono i vestiti un po' più casual, i vestiti un pochino più eleganti, non ho niente di sportivo, veramente pochissime cose sportive, quindi giusto una felpa, un paio di scarpe da ginnastica, ma io non vesto sportivo, quindi comunque non ho quasi nulla. Poi nel mio guardaroba ci sono delle scatole con degli oggetti che io tengo, e poi ci sono dei cappelli che tengo per l'estate, quindi tipo cappelli di paglia, cose di questo genere. Ci sono dei profumi, cioè delle bottigliette di profumo che io tengo sul ripiano, diciamo quello a metà, perché comunque riesco a tenerle lì, e ho una busta con tutti i medicinali, quindi io nel mio guardaroba tengo tutte queste cose. È un guardaroba un pochino diciamo disordinato, un po' caotico, però ho la casa molto piccola. Le cose purtroppo non ci stanno, quindi io ho dovuto adattare un pochino gli spazi come meglio ho potuto e quindi mettere nel guardaroba anche delle cose che magari non sono necessariamente da guardaroba. Poi, descrivi la casa dei tuoi sogni. Allora, la casa dei miei sogni non è facile perché io vado un po' a momenti. Diciamo che in generale la casa dei miei sogni dovrebbe essere spaziosa ma non troppo, perché a me le case troppo grandi mi mettono ansia, quindi deve avere lo spazio per poterci mettere tutte le mie cose, però non deve essere troppo dispersiva. Sicuramente dovrebbe avere una grande vetrata che si affaccia sul mare, con due poltroncine in cui potermi sedere a contemplare il mare. Poi dovrebbe essere luminosa, quindi molto luminosa, molto calda, perché io sono freddolosa all'inverosimile, quindi deve essere una casa assolutamente luminosa, con il riscaldamento centralizzato proprio perché sono freddolosa, e poi dovrebbe essere in città, in centro, quindi non una casa sperduta, isolata, ma nel centro città, con tutte le comodità possibili e immaginabili sotto casa, con il posteggio sotto casa, e con un bel terrazzino, magari con un bel terrazzo d'estate, magari per poterlo utilizzare d'estate per stare fuori, fare colazione fuori, magari anche mangiare fuori, eccetera. Quindi questa, diciamo che a grandi linee, è la casa dei miei sogni. Terza domanda: il tuo accessorio per capelli preferito? Allora, io, come potete vedere, non ho un accessorio per capelli preferito, perché io tengo i capelli sciolti, quindi non utilizzo accessori per capelli. Quando devo fare dei lavori particolari in casa, quando magari d'estate è troppo caldo e quindi i capelli magari sulle spalle mi danno fastidio, uso una semplice pinza, tiro sui capelli con una semplice pinza di plastica, ma ovviamente solo in casa. Diciamo che un accessorio che ogni tanto, in qualche rarissima occasione, io ho utilizzato per i capelli è stato un cerchietto che magari abbia un fiocchetto, dei fiori di lato. Questo diciamo che è un vezzo che ogni tanto ho utilizzato, però io generalmente non uso accessori per capelli. A cosa non rinunceresti mai in vacanza? Io in vacanza non rinuncerei mai alla macchina fotografica. Io devo avere la mia macchina fotografica perché fare foto è la mia passione. E quindi se io vado in vacanza o anche se vado semplicemente a fare una gita di mezza giornata, devo avere la mia macchina fotografica. Il tuo cibo preferito? Allora, io non sono una persona che ama particolarmente mangiare, che ama andare alle cene, pranzi, cioè io mangio abbastanza poco, però ci sono ovviamente dei cibi che mi piacciono molto. Uno di questi, che possiamo definire il mio preferito, è la pizza margherita, possibilmente integrale. Mi piace tantissimo, è il mio piatto preferito.
Serie TV preferita? Allora, anche qua è difficile rispondere perché io non ho una serie TV unica preferita, ma ho un po' di serie TV preferite. Una è Quantum Leap, ho fatto un video su questa serie, se siete curiosi potete andarlo a vedere. È una serie che guardo alla sera con il mio compagno, è molto leggera, è molto ben fatta, carina, molto particolare e mi piace molto. Una serie TV che adesso non trasmettono più, ma che io ho amato veramente tanto, è Streghe, l'ho vista tutta, tutte le stagioni, mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta molto la serie TV che hanno fatto negli Stati Uniti, che si intitola In Treatment e racconta praticamente le vicende di uno psicoterapeuta con i suoi pazienti, quindi tutte le puntate praticamente sono caratterizzate dal fatto che lui è nel suo studio e con un paziente sempre diverso e praticamente ci sono delle vicende legate proprio all'andamento della terapia con questi pazienti e devo dire che è fatta veramente molto bene quella che però è stata girata negli Stati Uniti, perché poi di questa serie ne è uscita un'altra versione, diciamo, italiana, che sinceramente io non voglio dire parolacce qui sul canale perché magari mi guardano tante persone, ma è veramente una schifezza. Ecco, diciamolo così, quella proprio non mi è piaciuta. Poi nel corso degli anni ci sono state tante serie TV che mi sono piaciute, però adesso diciamo che mi vengono in mente queste. Il mio film preferito, allora su questo non ho nessun dubbio, il mio film preferito è Via col vento, è sempre stato Via col vento e penso che sarà sempre Via col vento, quindi anche se io ho visto nel corso degli anni film bellissimi, meravigliosi, che mi hanno toccato, che mi sono piaciuti tantissimo, Via col vento rimane il mio film preferito in assoluto, proprio su questo non ci sono dubbi. Libro preferito. Allora, il mio libro preferito. Qui dirò una cosa un po' particolare, perché il mio libro preferito non è un romanzo, non è un libro, un manuale, piuttosto che, insomma, è un libro di fiabe, che in realtà sono tre volumi, è una raccolta di fiabe, sono tre volumi. Ci sono tutte le fiabe classiche, anche quelle un pochino meno conosciute, quindi ce ne sono parecchie di favole e diciamo che questa raccolta di fiabe fa parte dei miei libri preferiti, è diciamo il mio libro preferito in assoluto perché me lo regalò mia nonna, che adesso purtroppo non c'è più, quando io sono nata e mi ricordo che quando ero piccola, prima di andare all'asilo, lei mi leggeva sempre tre favole tutte le mattine prese da questi libri. Quindi io sono legatissima a quel libro, ci tengo tantissimo e ha per me un ricordo veramente bello, pieno d'amore, pieno di gioia. Quindi quello è in assoluto il mio libro preferito. Andiamo avanti. Che cosa è importante perché una relazione di coppia funzioni? Allora, io ovviamente su questo non ho la verità in tasca, non posso dire io e spacciarla come verità assoluta che cosa può funzionare in una relazione di coppia. Io posso dire che ho una relazione di coppia veramente di lunga data perché io sto insieme al mio compagno da 20 anni e quindi posso dire che cosa ha funzionato per noi. Quello che ha funzionato per noi è la comunicazione, il fatto di accogliere l'uno le emozioni dell'altra senza giudicarsi, lasciandosi lo spazio per potersi esprimere, lo spazio per ascoltarsi, lo spazio per capirsi. Quindi sicuramente la comunicazione, l'accoglienza, l'astensione dal giudizio, il fatto di evitare di parlarsi uno sopra l'altro, di dirsi delle cose che magari sono delle cose solo dette per ferire, quindi cercare di in qualche modo litigare in modo costruttivo e non in modo distruttivo, quindi non insultarsi e dirsi di tutto, ma cercare anche nelle, diciamo, incomprensioni, anche quando non siamo d'accordo su qualcosa, sempre di ascoltare, di cercare di capire il punto di vista dell'altro e poi magari cercare anche di venirsi incontro, ma anche quando non è stato possibile magari venirsi incontro perché ognuno è rimasto fermo sulle sue posizioni.
Devo dire che il fatto di rispettarsi, di non giudicarsi, di non insultarsi, comunque di non offendersi, di restare sempre in ascolto e nel rispetto uno dell'altro è quello che per noi ha funzionato. Poi ovviamente ogni coppia ha le sue chiavi di funzionamento. Per me diciamo che è stato questo. Andiamo avanti. Un sogno nel cassetto. Diciamo che il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di girare il mondo. A me piacerebbe prendermi un po' di tempo, mesi di tempo, e girare il mondo con il mio compagno, prendermela con calma, andare in giro per il mondo, esplorare, conoscere nuovi posti, nuova gente, nuove culture. Quindi questo sarebbe il mio sogno nel cassetto, che credo resterà nel cassetto perché io dubito che avrò mai le possibilità sia di tempo che di soldi di fare una cosa del genere, però è un sogno che ho nel cassetto. Con quali tipi di persone non vai d'accordo? Questa è una bella domanda, perché ovviamente dipende sempre dalla persona. Diciamo che generalmente io non vado d'accordo, diciamo che più che non andare d'accordo, diciamo che non mi piacciono le persone che scherzano troppo, che fanno troppe battute, che ogni volta che gli rivolgi la parola ti rispondono con una battuta perché pensano di farti sempre ridere. Cioè, le persone con le quali non si può fare un minuto un discorso serio perché questi continuano a farti battute su battute, dire cose idiote. Ecco, quel tipo di persone lì, proprio un tipo di persona che non mi piace, quindi io non dico che non ci vado d'accordo nel senso che ci mettiamo a litigare, però è proprio un tipo di persona con la quale io non ho feeling assolutamente. Quali sono i tuoi hobby? Allora, io ho degli hobby un po' particolari, perché, no, cioè particolari, sono hobby normali, ma diciamo che sono un pochino antichi, perché i miei hobby principali riguardano il cucito, il lavoro a maglia e l'uncinetto. Diciamo che questi sono i miei hobby, quelli che io posso svolgere dentro casa, ovviamente. Quindi a volte mi metto a cucire perché magari mi aggiusto delle maglie, ho già fatto anche delle cose un po' strane perché mi è capitato spesso magari di comprare una maglia che è fatta in un modo o una camicia, insomma, che è fatta in un modo, magari fatta in quel modo lì non mi piaceva, io l'ho completamente rivoluzionata, quindi l'ho scucita e ricucita completamente in un altro modo. A volte mi capita di comprare magari dei vestiti, poi mi rendo conto che non li metto perché magari o sono troppo corti o sono troppo lunghi, quindi magari li taglio e li trasformo in una maglia. Una volta, ad esempio, avevo comprato un vestito che era nero e aveva la parte davanti bianca e nera tipo a scacchi. Ed era un vestito che io non mettevo quasi mai, un po' perché era troppo corto, un po' perché comunque non lo so, non mi piaceva tantissimo. Allora io ho deciso di tagliarlo e di trasformarlo in una maglia. La parte di sotto che è avanzata, quella a scacchi bianca e nera, l'ho aggiunta nel polso finale in modo da fare i polsi uguali alla parte che c'era davanti. Quindi io ogni tanto mi invento queste cose e faccio queste cose. Poi lavoro volentieri a maglia all'uncinetto e anche lì mi faccio delle maglie, delle cose, dei top, insomma, delle cose che mi piacciono, delle cose carine. Se invece parliamo di hobby barra passione, perché quello è un hobby, una passione, che posso svolgere fuori casa, invece sicuramente quello di scattare fotografie. E diciamo che questi sono i miei hobby principali. Oltre ovviamente anche alla lettura, però la lettura è una cosa, è un po' diverso perché io quando penso all'hobby penso più a qualcosa che si fa con le mani, qualcosa che si agisce, diciamo. Invece la lettura è più una cosa che posso fare prima di andare a dormire, quindi non la mettevo proprio tra gli hobby, però anche quella è una cosa che mi piace ovviamente. Sport preferito? Allora, io non ho uno sport preferito perché a me lo sport non mi piace né da vedere né da praticare, quindi lo sport proprio assolutamente è fuori completamente dal mio mondo. Io nel mio mondo lo sport non esiste assolutamente, non c'è un tipo di sport che mi piaccia fare, non c'è un tipo di sport che mi piaccia vedere assolutamente, quello proprio non so cosa rispondervi perché non esiste proprio nel mio mondo questa cosa. Fiore o pianta preferita? A me piace molto l'anthurium. L'anthurium è una pianta che mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuta tantissimo. Mi piace soprattutto quello rosso, quella rossa, forse si dice al femminile, ma anche quella rosa, l'ho già vista anche gialla, l'ho già vista bianca. Insomma, l'anthurium è proprio bella, bella, bella. Se
Se per caso non sapete, non avete, diciamo, la certezza di aver capito che tipo di pianta, di che tipo di pianta sto parlando, vi mostro la foto. Questa è la mia pianta preferita, il mio fiore preferito. Due generi musicali che ti piacciono. Allora, a me piacciono due generi musicali che apparentemente potrebbero sembrare in contrasto tra di loro, e forse effettivamente un po' lo sono, devo dire. Mi piace moltissimo la musica rock e mi piace moltissimo la musica lirica, quindi io ascolto sia musica rock che musica lirica. Mi piacciono tantissimo tutte e due, assolutamente a pari livello. Ci sono oggetti che collezioni? Allora, parliamo delle mie collezioni, mi piace tantissimo questa domanda. Allora, io, come voi sapete, se avete visto gli altri video che ho fatto, colleziono carte da divinazione, quindi tarocchi, sibille, oracoli di vario genere, quindi colleziono carte, ne ho tantissimi generi. Poi questo mi fa venire in mente che devo sempre ampliare quella sezione lì del canale, quindi devo farvi i video sulle altre carte da collezione che ho e poi vi farò anche un corso sui tarocchi. Vabbè, ma questo è un altro discorso, quindi colleziono carte. Poi io colleziono anche delle altre cose. Ah, colleziono santini, cioè quelle immaginette che si trovano all'interno delle chiese che raffigurano il santo, piuttosto che la Madonnina, piuttosto che insomma magari un particolare personaggio della chiesa, insomma, quindi tutti questi santini, queste immaginette che si trovano all'interno delle chiese, io le colleziono e ne ho una scatola abbastanza piena, devo dire che ne ho un buon numero. Li ho quasi tutti, li ho raccolti all'interno delle chiese in cui sono stata durante i miei viaggi. Qualcuno mi è stato, diciamo, regalato. Alcuni sono quelli che, diciamo così, ho ricevuto in eredità, tra virgolette, da mio nonno. Quando è morto, lui aveva tutti questi santini, io ho tenuto i suoi santini. Quindi, insomma, colleziono anche questo. Poi, se a qualcuno per caso dovesse interessare, fatemelo sapere perché magari faccio un video e ve li faccio vedere, perché sono anche carini, hanno veramente delle belle immagini. Un'altra cosa che io colleziono sono gli elefanti, quelli piccolini tipo soprammobile. Ne ho anche qui un buon numero, non dico un'infinità, però ne ho un buon numero. Mi piacciono molto gli elefanti, un po' di tutti i tipi, ce l'ho di legno, ce l'ho di pietra, ce l'ho insomma in vari materiali, ce l'ho di vetro, insomma gli elefanti mi piacciono, mi attirano, quindi li ho sempre collezionati. E una cosa che ho iniziato a collezionare di recente, perché è proprio una cosa freschissima, ho iniziato poche settimane fa, forse un mese fa, sono delle pietre, ma non delle pietre qualsiasi, sono delle pietre che io raccolgo quando mi trovo in qualche località di mare, quindi sono sassi di mare, io li raccolgo quando in particolare mi trovo in un momento in cui mi sento bene, quindi sono, diciamo, pietre di mare che in qualche modo mi ricordano un momento positivo, un momento in cui c'era una qualche tipo di energia positiva. E per adesso ne ho soltanto tre, perché ne ho raccolto tre, tutti raccolti in momenti in cui ero con il mio compagno in vacanza oppure in gita, diciamo, da qualche parte, in un momento in cui siamo stati molto bene. Io ho raccolto questo sasso, ho scritto sopra il sasso la località e la data. Quindi quando poi ne avrò magari raccolto un po' di più, ne avrò un discreto numero, ho pensato di comprare un barattolo di vetro e inserire in questo barattolo di vetro tutti questi sassi che riporteranno tutti il nome della località e la data in cui sono andata in quella località, perché mi sembra comunque una collezione abbastanza originale che in qualche modo mi fa portare via un pezzettino della mia vacanza, mi ricorda magari alcuni momenti particolari che ho passato in vacanza con lui, quindi insomma mi sono inventata, diciamo, questa nuova collezione, la sto iniziando adesso, quindi ovviamente è ancora molto scarsa, però ve la racconto volentieri perché insomma è una di quelle cose che si stanno mettendo in moto. Questa era l'ultima domanda. Devo dire che questo tag mi è piaciuto molto. Quando l'ho ricevuto, ho visto le domande così varie, così generali, ho pensato subito di rispondere perché davvero mi sembrava molto stimolante.
spero anche con questi video tag di permettere a voi che mi seguite di conoscermi un pochino meglio, anche attraverso le risposte a queste domande, magari di capire un pochino meglio che tipo di persona sono. Vi mando un abbraccio gigantesco, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buona serata!